Salve popolo di YouTube, io sono Alex Urboxer e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi rinnovo l'invito al server Discord dedicato al canale, il link è in descrizione. Come potete vedere, oggi ci troviamo in Italia, ma a differenza del solito non abbiamo né le regioni né le città. Questo perché andremo a fare una ricolonizzazione completa dell'Italia partendo da un solo essere umano. Chiaramente non ci saranno problemi di riproduzione, visto che su Warbox, un umano a quanto pare può riprodursi anche da solo. L'unica cosa che ci spaventa sono le future ribellioni quando l'impero comincerà a diventare troppo grande. Dunque, lasciamo la parola al video, questo sarà il nostro umano. Chiaramente gli darò l'immortalità di modo che questo video andrà avanti finché il re vive, finché non verrà sconfitto da una ribellione, e direi che possiamo far partire ufficialmente il tempo. Intanto andiamo a rinominare il regno, lo chiameremo Nuova Italia e andiamo a dargli anche un colore un po' più vivace, che non sia un rosso sangue. Ecco fatto, diamogli un bel azzurro e il nome della capitale sarà Nuova Roma, anche se in realtà la posizione non è propriamente quella di Roma, ma facciamo finta che sia così. All'immortale darò il nome di Alex, che è un riferimento al mio youtuber di Wallbox preferito. Direi che siamo pronti per andare a vedere il nostro Alex, che in realtà sta già progettando la sua casa. Andiamo a dargli preferito, mettiamoci con la visuale su di lui e andiamo a mandare avanti veloce. Costruisce il falò, la prima capanna e nascono già anche i primi bambini. E soprattutto si espande molto il territorio di Nuova Roma, popolazione che sta aumentando sempre di più, formato anche un esercito. E viene fondato anche il primo villaggio fuori dalla capitale Nuova Roma, il villaggio di Isudto. Ringraziamo Worldbox che ci offre sempre dei nomi molto pronunciabili e molto italianizzati, soprattutto. A sud invece viene fondato il villaggio di Uson, quindi sta cominciando l'espansione della Nuova Italia. Chiaramente manca ancora tutto il nord, le isole, il sud in realtà è già stato quasi colonizzato tutto, essendo che non siamo partiti proprio dal centro, ma un po' più a sud. Fondato un villaggio sull'isola della Sicilia, mentre si prosegue anche verso nord. Chiaramente adesso non c'è ancora molto il rischio di ribellioni, visto che il regno è ancora piccolo e abbastanza facile da gestire. Nuova Italia sta arrivando a conquistare anche le ultime zone rimaste libere al nord. C'è praticamente spazio ancora per una città ad est e una ad ovest, più una sull'isola della Sardegna, che ancora non è stata conquistata, anche se le barche ci sono. Dunque, finita l'Italia continentale, probabilmente si andrà sulla Sardegna. Ma attenzione, dalla città di Femaona si sta già pianificando una ribellione. Siamo già pronti a vedere cosa succederà di interessante. Tra l'altro, Femaona, che non è lontana dalla capitale, dunque strano che sia così poco leale al proprio re. Hanno deciso così e dunque andremo a vedere cosa succederà. Femaona dichiara ufficialmente indipendenza e porta con sé addirittura 5 villaggi. Decisamente un numero importante. Chiaramente conta più esercito il Regno di Nuova Italia con 113 soldati contro gli 80 del Regno Ribelle di Obi. Stanno difendendo. Addirittura Re Alex è sceso in combattimento e sta venendo preso di mira. Ma sembra sopravvivere senza difficoltà, protetto dal suo esercito, che ora sta provando a conquistare le zone del nuovo impero ribelle. Dunque, la prima battaglia ad Alex è andata bene, anche se la ribellione non è ancora stata soffocata. Infatti, il regno di Obi è riuscito a conquistare anche le città a nord, appartenenti ancora a Nuova Italia, e ora ci si scontra sul confine. 100 soldati per Nuova Italia contro una ventina per il regno di Obi. Esito abbastanza scontato, ma il regno di Obi che continua a dar fastidio e a riconquistare zone. Tanto Alex al momento conta 142 anni ed è riuscito in battaglia a uccidere 5 persone. Quindi diciamo che il suo apporto sul campo, considerando che erano un'ottantina di soldati, ne ha sconfitti 5, direi mica male, anche se ha subito qualche danno, ma niente di grave. Pian piano recupererà la vita anche lui. Tanto comunque non molla la ribellione, anche se ora sta venendo conquistata tutta la zona ribelle. Popolazione ribelle che inoltre ha deciso di spingersi in Sardegna per provare a colonizzare l'isola, ma ci pensa subito l'esercito di Nuova Roma andare a prendersi la città, che viene subito conquistata. E dunque ribellione che è stata quasi completamente soffocata. Ma come viene soffocata una ribellione? Dal sud Italia se ne pianifica un'altra, minaccia il villaggio di Asro, che riuscirà sicuramente a portare con sé qualche altro villaggio. Vedremo esattamente quali saranno. Ed ecco che avviene la ribellione. Si ribellano ben 5 città del sud.
Nuova Roma che dunque è direttamente sul confine della ribellione, esercito che sta già invadendo la capitale Nuova Roma, mentre le armate delle città del nord si stanno lentamente dirigendo verso sud. Regno ribelle dei Lish, che conta 100 soldati contro i 230 di Nuova Italia, che però al momento non sono in territorio a difendere. Questo potrebbe costargli caro, non solo a loro come regno, ma anche al re Alex, che al momento si trova in difficoltà. Per fortuna c'è già qualche arciere che sta provando come può a respingere l'invasione, ma ora arriva subito a difendere il proprio re. Re che però decide comunque di entrare in battaglia e di andare a fronteggiare corpo a corpo gli invasori con coraggio. È arrivato addirittura a fare 12 kill e anche questa volta per lui non ci sono conseguenze, anzi decide di spingersi addirittura in territorio nemico. Molto coraggioso da parte sua, anche se la vita è abbastanza bassa, 128 su 549, dunque è un po' a rischio, ma se ne torna in capitale, se la prende comoda, mentre l'esercito fa il lavoro e riconquista tutti i territori persi, o almeno i primi, non sappiamo ancora come finirà, viene ucciso il re della ribellione, ciò comunque non porta a nessun esito, né positivo né negativo, si continuerà comunque a combattere fino a che i territori non saranno completamente riconquistati, visto che non penso che re Alex sia molto intenzionato a firmare un trattato di pace. Viene sedata anche questa rivolta senza problemi, e come viene sedata? Anche in questo caso c'è nuovamente una ribellione che si sta sviluppando nel nord, da parte della città a nord-est di Omawona, sembra più una città africana rispetto a una città italiana dal nome. Solo due i villaggi ribelli e non dovrebbe essere difficile per l'esercito riconquistarli. Vengono riconquistate le due città, ma anche in questo caso, come finisce una ribellione ne inizia un'altra e addirittura vediamo il villaggio di Befovo che riesce a portare dalla sua parte ben 5 città che si ribellano a re Alex, un esercito complessivo di 200 soldati contro i 360 di Nuova Italia. Possiamo dire che i numeri cominciano a essere interessanti. A nord l'esercito di Nuova Italia sembra star recuperando i territori, stavolta sta facendo un po' più fatica. Si dichiara indipendente anche la città di Ichva, ovvero la Sardegna, appena stata sedata la rivolta a nord. Mi sono reso conto che l'indipendenza di Ichva non è stata violenta, dunque Ichva si separa semplicemente dal resto dell'impero, senza conseguenze negative, senza guerre. Per il momento sembra non esserci ribellioni in fase di pianificazione. Infatti la lealtà di tutti i villaggi sembra essere abbastanza alta. Nuova Roma, che tra l'altro non è nemmeno la città più popolata e non è nemmeno nella top 3 delle città più popolate in questo momento. Abbiamo la città di Isutto, Femaona e Befovo che contano più abitanti. La Nuova Roma sarà sicuramente la capitale, ma non ha una città così espansa come le altre. Si respira di nuovo aria di ribellione, partendo da nord-ovest, città di Uois che porta dalla sua parte le 4 città più a nord. Comincia l'ennesima nuova rivolta. Penso anche in questo caso verrà sedata senza problemi. Adesso invece da sud, dalla Sicilia, la città di Ugirk porta 4 città a ribellarsi. E dunque per l'ennesima volta abbiamo una rivolta vicina alla città di Nuova Roma. Andiamo a vedere come reagirà il nostro re Alex. Decide di rifugiarsi in casa. Diciamo che questa volta decido di agire in modo un po' più protetto. I ribelli sono riusciti a conquistare una città, ma ne hanno persa anche una. L'esercito di Nuova Roma, che come al solito è pronto a fronteggiare tutti questi problemi. Ma comunque le armate dei ribelli sono molto grandi. Erano molto grandi perché già sono state sconfitte. Mentre la ribellione viene soffocata, già se ne sta progettando una per l'ennesima volta al nord. E addirittura, attenzione, 4 città chiaramente si ribellano, ma a nord-est c'è un'altra ribellione che si sta pianificando e questo potrebbe portare dinamiche molto interessanti, mentre a sud addirittura l'esercito dei ribelli è riuscito a conquistare un territorio e dunque questa ribellione sembra essere cominciata con un piede molto violento. Re Alex sicuramente non approva, dall'altezza dei suoi 347 anni non si aspettava un affronto così, che sicuramente finora è stato il più duro da digerire. E ora sarà interessante vedere come andrà a svilupparsi tutto ciò, perché si è creata comunque anche la ribellione a nord-est da parte della città di Omawona. Esercito di Nuova Italia che è circondato,
sia da nord che da sud, e l'esercito dei ribelli è molto più numeroso. Dunque andiamo a vedere che succede. Re Alex, che al momento ha metà vita e preferisce rimanere un po' nel territorio, mentre è stato ucciso il re dei ribelli, uccisione che al momento non penso possa essere molto determinante. I ribelli cominciano proprio da sud e da lì vogliono provare a conquistare tutta la penisola fino ad arrivare a Nuova Roma. Continua l'avanzata da entrambi i lati, sia da nord che da sud. Nuova Roma in seria difficoltà. Re Alex al momento è un po' confuso, non sa bene cosa fare. Si muove a destra e a sinistra, corre in giro per la città, si nasconde in casa. Mentre entrano le truppe ribelli anche ai sotto, la città vicina a Nuova Roma, e addirittura un'armata di 30 soldati decide di entrare a Nuova Roma e la sta per conquistare. Nuova Roma viene conquistata, Re Alex viene risparmiato fortunatamente e viene conquistata praticamente tutta Nuova Italia. Rimane solamente in piedi la città di Gudrun. Alex, che comunque è stato nominato capo del villaggio di Uson, però la storia non può terminare così. Intanto ora Alex va proprio a combattere contro il suo ex regno, sconfigge anche il capo dell'esercito, sarà pure considerato un eroe, ma la storia per Alex non può e non deve finire così, perché altrimenti che senso avrebbe? Dunque farò ribellare la città di Uson con Alex chiaramente a capo, per vedere se riuscirà a riprendersi ciò che gli spetta, ciò che ha conquistato con la forza, e va proprio lui stesso a combattere contro i soldati nemici. Dopo 350 anni di vita decide di mettersi seriamente in pericolo, e vediamo che la vita sta diminuendo sempre di più. E Alex viene ufficialmente ucciso da Otudo, questo signor soldato dell'impero ribelle, mentre la città di Uson viene tranquillamente riconquistata. Dopo molti anni possiamo concludere che Alex è riuscito a fondare una grande civiltà, che purtroppo non è rimasta unificata ed anzi è stata tutta conquistata dai ribelli, tranne per due città che rimangono indipendenti, ovvero quella di Omauona nel nord-est italico e la città di Ichua sull'isola della Sardegna. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare like, eventualmente commentare ed iscrivervi se vi interessano i miei contenuti. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video.